Centinaia di viticoltori abruzzesi a bordo dei loro trattori hanno manifestato stamani a Villa Magna il proprio disagio contro gli inadeguati sostegni delle istituzioni al drammatico calo della produzione a causa della peronospora che ha colpito i vigneti. La manifestazione è stata promossa dal Comitato Viticoltori per la Vite, un comitato spontaneo formato da oltre 20 cantine ed enti del settore. Su 33.000 ettari di terreni vitati c'è un danno dell'80% e pari a oltre 250 milioni di euro. Quindi siamo, non dico disperati, però con un mancato raccolto del 2023 avremo una situazione di crisi nel 2024 che le istituzioni non stanno affrontando nonostante gli enormi allarmi. Per la sola regione Abruzzo abbiamo una perdita ormai acclarata di 2,7 milioni di quintali di uva, è stato detto ancora, pari a 2 milioni di ettolitri di vino che in termini di imbottigliato equivalgono a 260 milioni di pezzi. Noi, diciamo, come associazione di categorie, come sigle sindacali, abbiamo fatto, diciamo, il possibile, lo diciamo candidamente, però poi quando i risultati non si ottengono è la base che a questo punto, diciamo, si solleva. I promotori del comitato avvisano il mondo dei viticoltori abruzzesi è ormai vicino all'applicazione del metodo francese per manifestare il proprio disagio. Già diverse aziende sono alla canna del gas e il motivo di questa protesta è anche per il fatto che non servono prestiti per continuare a indebitare le aziende, bensì servono ristori diretti alle aziende viticole dirette. È stata sottolineata inoltre l'impossibilità di un dialogo costruttivo e risolutivo tra istituzioni e produttori che rischia di creare seri problemi all'intero settore. Abbiamo visto che da maggio-giugno del 2023, da quando abbiamo visto che questo fungo ha colpito i nostri grappoli, le associazioni di categoria, la politica, fino ad ora ha fatto solo le chiacchiere. Il vigneto è una coltura poliennale che se si abbandona va distrutto e correre il rischio di perdere centinaia di ettari di viticoltura abruzzese è un grosso danno, non solo economico ma anche ambientale, perché il ruolo che svolgono i vigneti nelle zone collinari di prevenzione per quelli che possono essere i disagi per le alluvioni, per le frane eccetera, è fondamentale.